settore, le ha detto che per la ricerca e l'innovazione sono stati investiti 106 milioni, da oggi quanti se ne aggiungeranno? Stiamo preparando un bando importante su innovazione e ricerca per novembre, saranno 50 milioni di euro a fondo perso per aziende che insieme a università, centri di ricerca propongono progetti di innovazione e creano anche sviluppo e occupazione. È partito anche un forum. Sì, abbiamo realizzato questo forum che mette al tavolo i più importanti esperti mondiali, oggi gli stati generali di ricerca e innovazione, perché tutti i provvedimenti che portiamo avanti è il nostro sforzo di portare ricerca e innovazione sempre di più su questo territorio, rendere la Lombardia sempre più la terra delle opportunità è un lavoro che vogliamo fare confrontandoci continuamente con i migliori. Infatti oggi qui in Regione Lombardia ci sono i migliori del nostro territorio che fanno innovazione e ricerca. Puntare sui migliori vuol dire vincere la sfida del futuro.